Ah, siamo qui con il presidente Ranieri del Giardinetti, la società che ospita il torneo Lorex, appena vinto la Lodigiana in finale con l'Urbedevere, però sicuramente c'è grande soddisfazione anche per ospitare una manifestazione del genere che poi dà spazio alle migliori squadre della nostra regione. Sì, siamo arrivati al nono anno e siamo contentissimi perché poi ormai il torneo è una formula collaudata, in due giorni, quest'anno ha vinto la Lodigiana, che non aveva mai poi messo il suo nome nell'Albo d'Oro, quindi io sono ancora più contento. Speriamo che possa andare avanti anche nelle fasi successive e poter insomma arrivare alle finali di Pescara con tutte le squadre professioniste. Perfetto, invece ecco, parlando proprio del Giardinetti che ha partecipato alla Lorex, non è riuscito ad arrivare in semifinale, però comunque ha ben figurato insieme a tutte le squadre d'élite. Sì, diciamo siamo contenti di come si è espressa la squadra, una squadra nuova che stiamo costruendo per poter riprendere la categoria che abbiamo diciamo, lasciato l'anno scorso. Vediamo un attimo, è un cantiere aperto, pezzetto per pezzetto la stiamo sistemando. Speriamo di essere pronti per l'inizio del campionato. Ecco, al di là appunto dei 2000, anche con le altre squadre, probabilmente l'obiettivo è quello di tornare insomma, in elite. Sì. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro con il nostro direttore sportivo, Patrizio Melfa, per poter puntellare le squadre e diciamo, tra virgolette, attrezzarle per diciamo, riprendere le categorie. Speriamo che le scelte che abbiamo fatto e stiamo facendo ci possano dare ragione e ritornare a quei campionati che abbiamo assaporato per un anno e abbiamo lasciato secondo me troppo presto. Sì, anche perché forse manca solo quello, perché per il resto il Giardinetti insomma, è una delle poche società ad avere una struttura importante, mette tante cose anche a disposizione dei ragazzi che vengono qui, non solo... Sì, io sono contento perché tanti ragazzi che poi vengono vedono che penso che come società non abbiamo nulla da invitare alle squadre più blasonate. Forniamo tanti servizi dalla sala medica, da uno staff preparato, da una struttura attrezzata che poi solo chi è ci frequenta e ci conosce poi apprezza. Però piano piano abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti in poco tempo perché non ci dimentichiamo che solo questo che inizia è il quinto anno che noi facciamo agonistica. In 3 anni abbiamo preso tutte le regionali tra cui anche 2 d'élite, cose che non so quante società hanno fatto in così in poco tempo. Quindi è solo una questione di tempo, ci stiamo attrezzando per i campionati che noi non conoscevamo, che praticamente abbiamo visto che erano molto più difficili di quello che pensavamo, però tutto il nostro staff è umile, sa che solo con il lavoro si possono ottenere i risultati e speriamo che tutti insieme ci possiamo togliere soddisfazioni e far crescere questa società perché se lo merita, perché oltre ad essere una società che è organizzata bene, credo che sia una grande famiglia, tanti genitori, tanti ragazzi ci vogliono bene al di là dell'aspetto sportivo.